Assessore Vitto, ci troviamo a Villaggio del Pescatore, un'importante opera di dragaggio, un finanziamento della regione, ma soprattutto la celerità dei lavori. Sì, assolutamente, è un lavoro molto importante e anche la dimostrazione che quando si procede con grande determinazione e obiettivi ben chiari si possono ottenere risultati importanti. Il finanziamento è stato completato con la finanziaria di quest'anno, la delega amministrativa al Consorzio Industriale di Mofalcone agli inizi di gennaio e siamo già oggi a un cantiere che è già avviato, dei lavori che ormai sono assolutamente un ottimo stato di attuazione e che contiamo di concludere. A breve prima dell'inizio dell'estate. Quindi penso che la dimostrazione di una pubblica amministrazione che insomma lavorando in squadra con il territorio riesce a fare un buon lavoro, penso che oggi sia veramente dimostrato. Quindi è proprio una grande soddisfazione perché stiamo parlando anche di un investimento pubblico importante di più di 1.200.000 euro, quindi era assolutamente oggi opportuno che la Regione fosse qui presente anche per verificare l'ottimo stato di attuazione di questi lavori. Assessore, parlando anche con i rappresentanti delle società sportive, un intervento atteso da quasi 50 anni e questo testimonia lo sforzo compiuto dalla Regione sul lato ambientale in questa ultima legislatura. Sì, in questi anni abbiamo veramente cercato di sbloccare un tema che era annoso, che era un problema veramente anche di sviluppo e di competitività di questa regione, perché vuol dire che noi stiamo dando una risposta alle tante marine, agli imprenditori che hanno scelto questo territorio e anche alle potenzialità e le capacità di attrazione anche turistica del nostro mare. Quindi oggi credo che insomma il lavoro fatto finalmente dia una risposta concreta a quella che era un'esigenza veramente molto molto sentita. Oggi siamo qui, ma la regione è impegnata su tanti fronti perché tutta la laguna riesca gradualmente a ritornare a una sua normalità, a una sua navigabilità che vede chiaramente correttamente una collaborazione importante tra gli assessorati della regione, tanto quello delle infrastrutture che appunto segue con grande attenzione il tema dei dragaggi, ma anche dell'ambiente, perché il tema autorizzatorio è assolutamente importante. Quindi stiamo lavorando proprio perché le cose vengano fatte nel miglior modo possibile, insomma a regola d'arte, perché questo è l'unico modo corretto di procedere.